Buongiorno a tutti, oggi siamo a bordo della nostra Volkswagen ID.3, la versione da 420 km, e partiremo da Farajera d'Adda per poi passare da Caravaggio e infine arrivare al lago di Vercurago. Quindi vediamo come si comporterà la nostra Volkswagen ID.3. Partiamo con un'autonomia da 285 km e, visto che ci sono comunque 2 gradi, vediamo come si comporterà la vettura anche con il discorso della climatizzazione. La prima tappa l'abbiamo raggiunta, siamo partiti con un'autonomia da 285 km da Fara, arrivati a Caravaggio la vettura segnala 270 km. Effettivamente abbiamo percorso 13,6 km, vuol dire che c'è stata una perdita di 1,4 km. Chiaramente questo è dovuto anche alle temperature esterne, al fatto che la vettura monta i pneumatici invernali, che tolgono mediamente un 15% per l'aderenza, dei pneumatici sull'asfalto alla vettura. Che chiaramente sforzo di più per andare, però non male il comportamento per questa prima fase. Adesso monitoreremo il viaggio e vedremo come si comporterà. Siamo pronti a partire da Caravaggio con un'altra distanza da 48 km, 1 ora e 8 circa, per arrivare a Vercurago. Vediamo come si comporterà la vettura. Con un'autonomia di 239 km con la climatizzazione contro i 260 km senza. Il viaggio continua, siamo arrivati a Capriate San Gervasio e tra l'altro possiamo anche notare sul navigatore che a breve potremmo effettuare una sosta ad una colonnina di 50 kWh. Inoltre, la vettura momentaneamente con climatizzazione spenta segnala 236 km per una distanza momentaneamente percorsa di 40,1 km. Ricordiamo che alla partenza erano 285. Abbiamo usato un po' il clima, ora l'abbiamo spento. Vediamo come si comporterà più avanti. Ci aggiorniamo dopo. Dimostriamo un po' il nostro viaggio. Ora siamo arrivati a Villa d'Annè e possiamo vedere anche sul sistema di navigazione le varie colonnine da 22 kW, dove potremo tranquillamente fermarci per una breve sosta. Nel mentre vi mostriamo queste stupende colline e continuiamo il nostro viaggio a zero emissioni. Ormai siamo quasi arrivati, mancano 11,7 km. E la vettura segna ancora 218 km di autonomia. Guardate questo spettacolo, ci aggiorniamo una volta arrivati al lago. Signore e signori, siamo arrivati alla stazione centrale, non scherzo, al lago, come potete vedere, guardate che bello. Veramente veramente spettacolare. La vettura in questo momento ha un'autonomia di 213 km. Dopo andremo a vedere la distanza percorsa in funzione al viaggio appena fatto, quindi quanto in realtà abbiamo sostanzialmente consumato. E ora recuperiamo un po' di energia con il sistema di recupero brake in discesa e godiamoci questo fantastico panorama. Aiuto.
Ciao ID. Come? Apri la tendina parasole. La tendina parasole viene aperta. Siamo arrivati a una stazione di Enel X perché adesso stiamo tornando nel nostro viaggio al lago e vediamo la nostra ID3 che sta caricando tranquillamente nel servizio di ricarica WeCharge. Dopo avervi fatto vedere la stazione di ricarica di Enel X, vi facciamo vedere anche i tempi stimati per questa carica, una stazione di 22 kWh. In questo caso ogni ora la macchina sarebbe in grado di assorbire 57 km all'ora, e se dovessimo ricaricarla fino al 100%, in questo caso finiremmo alle 19:02. Adesso sono le 16:58. Siamo giunti al termine di questo video, siamo tornati dalla giornata trascorsa al lago e, riassumendo, abbiamo percorso 123 km, abbiamo attualmente ancora un'autonomia di 172 km e, se vi ricordate, all'inizio la vettura ne segnava 285, quindi abbiamo fatto addirittura più strada rispetto a quella segnalata, in quanto abbiamo avuto delle accortezze durante il viaggio, sfruttando anche i sistemi di rigenerazione corrente in frenata. Chiaramente abbiamo anche adottato uno stile di guida, diciamo, molto attento e, chiamiamolo, economico. Però questo per dimostrarvi che con un po' di organizzazione, di mentalità, si può tranquillamente viaggiare in elettrico. Spero che vi sia piaciuto il video, vi auguro una buona serata.